Gli stessi editori, così come gli autori, sono increduli. La prima edizione di Scritti Cozzali, il libro autobiografico di Piero Scamarcio, si è esaurito, proprio si è esaurita ed è già pronta, però questa è una bella notizia, la seconda edizione, che è questa qui. Scritti Cozzali di Piero Scamarcio. Ed è tornato a trovarci insieme allo scippatore di emozioni, suo inseparabile amico e compagno, Piero Scamarcio. Sì, lo so, stavo enfatizzando la presentazione. Scamarcio. Grazie. Grazie ragazzi, basta, Piero, non so nemmeno se tu riesci a renderti conto che questo libro, questo successo, nella classifica delle vendite, guarda dall'alto addirittura Umberto Eco, nomi altisonanti. Mauro, diciamo che è un po' un segno dei tempi. Sono d'accordo. Sì. Vogliamo ricordare a quei, saranno due, tre che ancora non lo sapessero, che Scritti Cozzali, il libro autobiografico di Piero Scamarcio, narra dei suoi incontri musicali con le star della musica nazionale e internazionale. Esatto, bravo. Ecco, io veramente, tra l'altro, in un capitolo del tuo libro, precisamente nel 28. Non fai saperlo, ancora non so. No, per dire, un capitolo che mi piace. Vabbè, non so se nel 28, ma ho letto che tu suoni tutti gli strumenti, sei un musicista completo. Sì, sono un po' l'istrumentista, dice così nell'ambito musicale. La chitarra, la batteria, sì, il pianoforte, il basso elettrico, la tromba, il sax, il clarinetto, il polimuto, il flauto traverso. Parecchi strumenti, moltissimi. Sì. Piero. Dai. Adesso. No. Lo so. Mi metti sempre in imbarazzo che vuoi che le... Lo sai. È bella, la gente da casa lo aspetta. No, signore. Non saprei neanche cosa leggere, dai. Piero, un capitolo, un incontro, la gente da casa ormai lo vuole, un appuntamento. No. Ce lo devi raccontare. Dai, Piero, ti è venuta un'idea. Che cosa? Potresti raccontare della tua esperienza con i Velvet Underground. Con i Velvet, dici che... Tu hai collaborato con i Velvet Underground? Sì, un poco, non assai. In questo capitolo ce lo devi raccontare, per forza. Che dite? Sì. Il desiderio degli amici è... Giusto, allora, perché lo chiedete. Allora, il titolo, subito. Sì, il titolo di questo capitolo è Piero, New York Calling. Vai Piero, vai. Il clavicembalo. Pure, anche quello strumento e altri. Tutti, vai. Una sera... Fai queste partenze. Dai. Una sera stava a casa Costella Carnacina. Chi stava a casa con Costella? Mauro, io stavo a casa. Ah, quella cara della terza persona, sì. Ecco, per capirci bene, stasera che almeno... Devi sapere che per questo racconto ho praticamente usato il metodo letterario di Maurice Blanchot. Cioè, tu hai presente la scrittura del disastro? Scherzo, ho visto pure il film. Bravo. Tutto questo uguale. Cioè, nel... Sì, sì, film. Vai. Vado? Bevi. No. La zambogna! Vado. Tutti, bravo. Sì. Vai. Buonasera, sarà a casa con Stella Carnacina, Boutros Ghali e Elena Biolcati. Scusami, Piero, come si trovava a casa tua Boutros Ghali? Abbastanza bene. No, come mai era là? Ah, no, era venuto con Elena Biolcati, perché erano fidanzati. Oh, vedi, adesso è chiaro. Vai. Vado? Sì. Avevamo noleggiato una videocassetta di Fritz Lang e per speroccare qualcosa durante la visione, perché tu sai che ogni tanto viene fame, aveva messo sulla tavola una coppetta di pistacchi, qualche oliva e fuori, sopra la fornacella, due agnelli ad arrostire. Per gradire. Sì, ogni tanto viene una cosa. Certo, sì. Le nocchere! Aspetta. Madonna, stava quasi a metà cottura che d'un tratto Mauro sente squillare il telefono. Lascia che indovini. Tu sente squillare il telefono. No, signore, stavano pure gli altri che non sentivano. Stava la gente a sentire tutti quanti insieme. Allora. Il telefono squillava ancora, faceva drin. Allora io rimase e pensai, Madonna, Mauro, che strano, pensai io. Sta squillando i telefoni. Ma che c'è di strano? Non poteva squillare, non attendevi una telefonata, una. No, signore, era strano perché io non c'avevo il telefono. Questo è strano. Davvero, a quel punto, cosa fece? Rispose ugualmente. Lo carino! Pure quello. Pronto? Faccio io? Sì. Pronto?
Chi parla? Allora, dall'altra parte del telefono si sente: Piero, sono Andy Warhol. Andy Warhol. Allora ci dice io: Andy, scusa, a quest'ora si chiama? Abbi pazienza, non c'è nemmeno un po' di criterio nella telefonata. No, Piero, hai ragione, dice Andy Warhol dall'altra parte. Ma tu lo sai che dopo le 9 la teleselezione costa meno. Capito? Andy, fece io, dimmi dov'è che stai. No, niente, Piero, ti stiamo a chiamare dalla cabina. Sto io, Lou Reed, Nico e John Cale, che stavano tutti dentro alla stessa cabina, volevamo chiederti una consulenza. Cioè, aspetta, i Velvet Underground chiedevano a te una consulenza? Brava. Lobo, Aspetta. Andy, fece io, non lo devi nemmeno chiedere. Così dimmi, sì signore. No, niente, Piero, siccome Nico deve fare la provvista di olio per l'inverno, voleva sapere, gli consigli l'olio di Corrado o la cime di Bitone? A questo punto io mi fermo a riflettere. Andy, dissi, questa è una questione di gusti. E mentre stavo a dire questa cosa, a un certo punto sente Andy che mi dice: Piero, stanno a finire i gettoni, me ciao. Beh, bellissimo racconto. Adesso possiamo, grazie ancora Piero, ci vediamo la prossima settimana. No, scusa, e andiamo con la pubblicità. Non è finito. Non chiuso il telefono. Appunto. Il piffero! Era finita la prevaglia. No, dopo un poco sente nuovamente i telefoni che suonano. Drin, drin, drin. Lo sente tutti quanti insieme nuovamente. Allora, prendi il telefono che non c'aveva là sopra il comodino e fa: pronto? Piero, dall'altra parte si sente, sono Lou Reed, abbiamo trovato qualche altro gettone. Lou fece io, allora a questo punto ditemi dove vi trovate, che vi chiama. Ecco. Allora fa... Vi chiama tu. Che vi chiama io direttamente. Allora fa Lou Reed. No, Piero, è presente la cabina sulla quinta strada? Allora, quale faccio io? Quello di fronte alla Rinascente? Sì, capito. Vabbè, siamo là. Mo vi chiama subito. Sempre tu. Allora, sempre io. L'organo a canne! Quello lo suonava. Quanti? Solo Mauro, che l'agnello era arrivato alla cottura. E quindi bisognava toglierlo dal fuoco. Brava. Ecco. Fortuna, Mauro, che in quel momento arrivano a Wanagana e Jacques Derrida. A casa mia. Insieme. Sì, perché stanno nella stessa comitiva, capito? Sì. Allora, Jacques, madonna, che fortuna che sei arrivato, ci dico. Per piacere, vai a togliere l'agnello dal fuoco che deve chiamare New York. Allora, Jacques va fuori dall'agnello e io telefono a New York. Telefono direttamente. Pronto? Io. Pronto, che panna? Pronto? Allora, Piero, si sente dall'altra parte una voce femminile, dice, sono Beba Lonker. Hai chiamato una cabina e ha risposto Beba Lonker. Beba Lonker. Io faccio come se fosse niente, faccio, Beba, gentilmente, mi passa qualcuno dei Velvet Underground? Madonna, Piero, mi dispiace, ma qua non sta nessuno. Sono stati fino a mo', ma poi c'avevano la macchina in doppia fila e il visore urbano li ha fatti spostare. Dlin, dlin, o triangolo! Madonna, mangiancia la miseria, fece io. Me, Beba, se li vedi, di che ho chiamato? Va bene, Piero, non ti preoccupare, fa lei. Me, ciao, gridi io da questa parte. È finito la tazza. Giusto, stavolta è finita? Sì. Meraviglioso. Grazie. 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 Bravo, bravo. Bravo, bravo. Grazie. Come vedete, ce l'abbiamo fatta noi stessi. Ma non so quanto duriamo ancora. Pubblicità e ci rivediamo subito dopo in studio. Grazie ancora, Piero. Speriamo di vederci ancora la prossima settimana. D'accordo. Facciamo rivedere ancora il libro. Eccolo qua. La seconda edizione di Scritti Cozzali. Pubblicità. Lo scacciapensieri!